Salve a tutti amici YouTube, benvenuti e bentornati sul mio canale. Innanzitutto vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace, di condividere il video se pensate possa essere interessante. Oggi si ritorna a parlare di diritti TV per quanto riguarda il calcio in Italia. Sappiamo che la decisione dei diritti a DAZN è stata effettuata, ma ci sono delle novità. Innanzitutto, Sky ha presentato un ricorso contro l'aggiudicazione dei diritti a DAZN del pacchetto 1 e del pacchetto 3, che in sostanza danno tutte quante le partite, e c'era da assegnare il pacchetto numero 2, le tre coesclusive, che contrariamente a quello che ho detto non riguarda quella del sabato sera, il lunchtime e una delle tre della domenica, ma riguarda una del sabato sera, l'anticipo, riguarda il lunchtime della domenica e poi riguarda il posticipo del lunedì, sempre la serale, quindi due serali e un lunchtime. Sky non è riuscita ad aggiudicarsi questo pacchetto e quindi si va a trattativa privata. Si spera che Sky possa ritornare in gioco, anche se adesso sono ritornate in gioco anche altre piattaforme, da Mediaset, da Prime, ma alla fine dei conti chi vincerà? Sappiamo che TIM ha stretto un accordo con DAZN per lo sviluppo di quello che deve essere la diffusione della trasmissione delle partite della Serie A, quindi probabilmente svilupperà un canale sul digitale terrestre oppure implementerà la qualità dello streaming che ultimamente è ritornato un pochettino a deludere, d'accordo come agli inizi. Molto dipende anche dalle connessioni internet che abbiamo, ma nei casi specifici è stato proprio un problema strutturale di DAZN. C'è da dire appunto che Sky ha presentato ricorso, ma come si metterà la situazione dei diritti di trasmissione sul web? Non ci può essere l'esclusiva di un solo soggetto. Come verrà spacchettato? Chi potrà trasmettere cosa? Beh, questo lo vedremo nei prossimi mesi. Meglio settimane e mesi, perché comunque tra la fine del campionato e l'inizio degli europei, insomma, il prossimo campionato, diciamo, questo sta per finire, il prossimo già è alle porte, d'accordo? Però Sky si è aggiudicata i diritti per il prossimo triennio della Serie B, che quindi ritorna in casa Sky, trasloca la DAZN, tutte le partite della Serie B, compreso playout e playoff, quindi ritorna la serie cadetta in casa Sky. Sky che ovviamente non è solamente calcio, sappiamo benissimo Formula 1, MotoGP, NBA, Premier League, Bundesliga, golf, c'è di tutto. Se siete abbonati Now TV, Now, la piattaforma di streaming di Sky, c'è una grossa opportunità. Se siete abbonati al pacchetto, al ticket sport, che vi ricordo costa solo quello 29,99 € al mese, oppure 14,99 € per il ticket di un giorno, se provate a disdire, Now vi propone un pacchetto full a 19,99 €, quindi sport, intrattenimento, kids e cinema, a 19,99 € fino a che non decidete di disdire. Una grandissima opportunità. So anche che se qualcuno che non è abbonato a Now con il ticket sport si mette in chat a parlare con l'operatore, riesce ad avere un codice per attivare questa offerta. Quindi una grossa opportunità in previsione di. Si parla anche, a proposito di app e di streaming, che l'applicazione di DAZN possa uscire fuori dalla piattaforma sia di Sky Q e sia dalle stick di Now, però, voglio dire, trova il tempo che trova, escono dalla porta, rientrano dalla finestra, perché è possibile installarle sugli Android Box, è possibile installarle su le Xiaomi Stick, sul Google Chromecast TV e sulla Fire Stick di Amazon. Quindi staremo a vedere. Intanto, novità,
si smuovono un pochino. Io vi ringrazio per questo video, vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, a mettere un bel mi piace, di condividere il video e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!